Uomini e donne, Cristina Tenuta e Mario Cusitore, il retroscena estivo che non ti aspetti. La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne è finalmente stata registrata, riaccendendo l'entusiasmo dei fan. Il celebre dating show, creato e presentato da Maria De Filippi, è pronto a tornare sul piccolo schermo con le storie appassionanti dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Durante questa puntata, il pubblico ha potuto rivedere due coppie molto amate della scorsa stagione, con una serie di novità e colpi di scena che non hanno mancato di sorprendere. La prima coppia ospite è stata quella formata da Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia, protagonisti del Trono Over. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele, nonostante qualche piccolo screzio che dimostra come il loro legame sia vivo e genuino. Anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, del Trono Classico, sono tornati in studio più innamorati che mai. Durante il loro intervento, Roberta ha espresso la sua felicità affermando che non le manca nulla, mentre Alessandro ha rivelato il suo desiderio di costruire una famiglia insieme. Un passo significativo nella loro relazione è stato l'incontro tra Alessandro e il figlio di Roberta. Inizialmente difficile a causa della gelosia del bambino, ora sembra procedere senza intoppi. Ma non sono solo le coppie a rubare la scena. Armando Incarnato è tornato in studio visibilmente dimagrito e abbronzato, segno di un'estate non proprio semplice per il cavaliere. Tra i volti noti, ritroviamo anche Jessica Pitori, Barbara De Santi, Marcello Messina, Mario Verona e, immancabile, Gemma Galgani. La dama torinese, nonostante il passare degli anni, continua a essere al centro dell'attenzione, tanto che ben due uomini sono scesi per lei, con Valerio, 61 anni, che ha deciso di restare. Anche Aurora Tropea ha accolto un nuovo cavaliere, il sorridente Carmine di 49 anni, con grande entusiasmo. Durante la puntata, è emerso un retroscena estivo che ha coinvolto Cristina Tenuta e Mario Cusitore. I due hanno iniziato a sentirsi dopo la fine del programma, scambiandosi messaggi e organizzando un incontro. Tuttavia, all'ultimo momento, Mario ha cambiato idea, confessando a Cristina di non sentirsi pronto a causa dei sentimenti ancora presenti per Ida Platano. Questo ripensamento ha portato a una rottura tra i due, con Cristina che ha manifestato la sua delusione togliendogli il follow su Instagram. La situazione è degenerata ulteriormente quando Mario ha cercato di giustificare la sua indecisione come una mossa social, cosa che Cristina non ha accettato. La tensione è salita quando Mario ha raggiunto Cristina in studio per spiegare il suo comportamento, rivelando che, dopo due viaggi a Brescia per incontrare Ida, aveva capito di essere ancora innamorato di lei. Questo ha scatenato un acceso confronto tra Armando e Mario, con il primo che ha accusato l'ex corteggiatore di aver sfruttato i sentimenti di Ida per farsi notare, manipolando così le emozioni altrui. Gianni Sperti ha poi chiesto a Mario di rimanere nel programma, ma quest'ultimo, visibilmente scosso, ha deciso di abbandonare lo studio dopo un ultimo ballo. Infine, i tronisti di questa stagione sono stati confermati: Alessio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino. Tuttavia, un trono è rimasto vuoto, lasciando il pubblico a chiedersi se possa essere destinato nuovamente a Ida Platano, che doveva essere presente in studio ma ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute. La nuova stagione di Uomini e Donne promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena. Cosa ne pensate di questo inizio? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.